Hi, I'm Eric Goldschmidt. As a glass artist and demonstration supervisor for the Corning Museum of Glass, it's important I continue to stay informed about the history, craft, art, and science of glass. This thirst for information has transformed me into a bit of a glass pilgrim. There's just no better way to learn than going directly to the source. In the spring of 2014, this quest brought me to the celebrated glass center of Murano, Italy, a small island just off the coast of Venice with a history of glassmaking that dates all the way back to the 13th century. I'd like to share some of this experience with you. Born on the island of Murano, Italy in 1953, there was never much question as to whether or not Davide Salvadore would be a glass worker. His family had been working glass for several generations, and Davide can't remember a time when he was not immersed in the glass world. He has now been working in glass for more than 50 years and has gained international acclaim for his work. As a young child, after school, Davide would follow his grandfather Antonio around to the different glass studios in which he worked on the island. It was a very natural thing for him to be surrounded by the sights, sounds, and creativity of Murano's glass factories. Davide is a gifted storyteller, and he was nice enough to share some wonderful stories and insights into the glass culture of Murano and his early days learning to work with glass. Però so per certo che tutti lavoravano il vetro, perché mio padre, perché mia madre, mio nonno, miei zii e tutta la mia famiglia. E chiaramente ho seguito le orme appunto della mia famiglia, non obbligato da nessuno. È stata una scelta che io ho fatto, cioè questo è un lavoro che io ho voluto. E niente, è bene che continuo la tradizione della mia famiglia. Bene anche perché i miei figli lavorano con me e continueranno la tradizione della mia famiglia. A questa domanda che mi viene fatto molto spesso, a che età ho iniziato a lavorare, rispondo così. Cioè, la mia famiglia aveva una sua fornace, un suo studio, dove lavoravano chiaramente tutti i giorni. E quando io finivo la scuola, perché qui a Murano la mattina si andava a scuola e il pomeriggio eri libero. Ecco, il pomeriggio libero io andavo a giocare assieme anche ai miei amici nella fornace di mio nonno. E questo è sempre stato, ho sempre fatto questo nella mia vita, cioè sono sempre stato dentro a una fornace. Fino all'età di 10 anni, dove ho proprio iniziato a lavorare, dove prendevo uno stipendio, dove ero un operaio, dove lavoravo come tutti. E il mio ruolo in quel momento era il ragazzo dello studio, cioè dovevo pulire, andare a prendere l'acqua per gli altri. E poi un po' alla volta iniziare con un puntello, prendere un po' di vetro, e così fino a questo punto. Fulvio Scarpa. Ok, allora, la prima fornace nella quale ho lavorato era la fornace di Fulvio Scarpa, un imprenditore che aveva questa fornace dove appunto aveva 35-40 vetrai che lavoravano contemporaneamente e dove si faceva produzione, dove si facevano centinaia e centinaia di pezzi. Non riesco più, cioè è rispetto di me stesso, capisci? È rispetto di mio lavoro e di me stesso. Bisogna che dica le cose come sono veramente. Cioè, vuoi imparare a lavorare il vetro? Devi andare a lavorare in fornace. In fornace lavorare tutti i giorni, 8 ore al giorno per 5-10 anni. Poi puoi cominciare a fare qualcosa. Poi puoi cominciare a parlare con me. Capisci cosa voglio dire? Poi se uno vuole giocare con il vetro,
è la più bella cosa, è il mio sogno. Non dipendere dal ecco, questo è una cosa grande che potrei dire ai nuovi artisti. Questo, giocare con il vetro, cioè non dipendere dal vetro proprio, prendere i soldi per mangiare, per vivere, per cose, no, proprio lavorare proprio per hobby. Ecco, questo, allora sì, allora va bene tutto, hai capito? Allora va bene tutto, tutto è un gioco, tutto, penso sia, cioè, questo potrebbe essere un mio sogno, cioè poter lavorare solo per il gusto di lavorare e di fare. Poi non ti frega, le pezze, fai quello che vuoi. Solo per giocare con vetro. Sì, sì, sì. Capisci? Non posso più dire le favole. Le favole. Tu vuoi lavorare il vetro? Devi imparare. Quando sei capace di lavorare, allora puoi cominciare a cercare la tua espressione, però prima devi imparare la tecnica. Okay, so behind everything is the technique. If you want to express yourself in this particular material, you need to put in the time. Purtroppo per noi vetrai, cioè noi abbiamo scelto un lavoro difficilissimo, molto difficile. Cioè non è come pitturare un quadro, non è come creare scolpire una scultura di marmo o creare un'installazione con il metallo, che questa sera sei stanco, vai a casa e domani puoi rimettere a posto. E se non ti piace questo quadro, fra 10 anni tu puoi ritoccare, cioè tu puoi fare bene, il vetro no, no. Il vetro hai quel tempo, questo tempo, e non c'è niente da fare. Se tu sbagli uno, butti via tutto, hai finito. Può essere che tu hai quasi finito il pezzo, e succede qualcosa e butti via di nuovo, cioè il vetro purtroppo per noi è un materiale molto difficile, molto molto difficile da poter lavorare. Io in 50 anni di lavoro nel vetro ho sempre sentito questa crisi, la crisi, cioè come un'onda, sai, che va e viene. Ci sono stati dei periodi, parliamo di 700, 800, 600, 1400, dove fornaci a Murano non ce n'erano proprio, per anni, hanno chiuso. E poi qualcuno ha detto, ma tu sai che qui si lavorava il vetro? Ah sì, e perché non facciamo ancora? E hanno ripreso, e ogni volta che hanno ripreso in meglio, facendo qualcosa di migliore, qualcosa di più bello, qualcosa di più accettabile. Questo è il momento. Questo è il momento proprio per poter dimostrare cosa sappiamo fare con questo vetro. Questo è l'aiuto che non ha bisogno Murano, ma che ha bisogno tutto il mondo del vetro. L'aiuto è dare conoscenza, dare novità, dare nuove interpretazioni. Tutti mi chiedono cosa potresti dire a qualcuno che vuole iniziare la vita del lavoro del vetro. Io devo dire, prima insegna agli altri cos'è il vetro. Perché in realtà nessuno sa la vera difficoltà del lavorare il vetro, la vera dedizione che devi mettere per poter essere capace di lavorare il vetro. Allora, mostra alla gente, fai capire
quant'è bastardo questo vetro, allora la gente riuscirà ad apprezzare molto di più quello che fai, quello che proponi. Questo secondo me è un aiuto, cioè istruire la gente a cos'è il vetro, a cosa deve essere a che sfida deve proporsi un vetraio per poter farsi chiamare tale, cioè vetraio, maestro. È una grande sfida e questo deve essere insegnato alla gente. La gente deve capire cosa c'è dietro questo lavoro, che secondo me, pur essendosi una grandissima informazione, una informazione da parte di istituzioni grandiose, tipo Corning, tipo Pilchak, tipo Pittsburgh Glass Center, Tacoma Museum, Toledo e bla 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 bla. Cioè insegnare cos'è veramente il lavoro del vetro. Quando tu parli di gente in generale, yeah, o gente che hanno voglia di lavorare o fare questo? Gente che, no, in generale. Io ammiro moltissimo popolo americano, perché io ho visto che ogni università, ogni college ha sezione di vetro. Ehi, questa è informazione, questo è insegnamento, questa è una grandissima cosa. Questo è l'aiuto che ha bisogno il vetro, cioè essere pubblicizzato, essere aperto proprio a tutta la gente. Solamente in questa maniera si riuscirà a mettere il vetro nel posto che merita. Purtroppo a Murano siamo stati per troppi anni chiusi, per troppi anni nascosti, chiusi. Questo non ha fatto bene. Molti accusano gente come me, come Lino Tagliapietra, Cesare Toffolo, Pino Signoretto, di andare a insegnare i nostri segreti. Ma che segreti? Ma cosa? Anzi, questo è stato un bene, perché questa è stata un'apertura. Un'apertura data alla gente in maniera grande. Cioè, vi facciamo vedere cos'è il lavoro del vetro, la verità. Capisci? Sì. Un grandissimo lavoro è stato fatto, per esempio, da Del Ciulli in USA. Lui ha insegnato alla gente. Al pubblico lui ha insegnato. Chiaro. Lui ha insegnato cos'è il vetro, lui ha insegnato la difficoltà di lavorare il vetro. Ed è per questo che americani sono numero uno di collezionisti al mondo. Che apprezzano? Perché apprezzano, chiaro che apprezzano. Se io so, se io capisco, riesco ad apprezzare veramente, riesco a capire quello che è veramente l'anima di questo lavoro, di questa creazione. Capisci? Questo deve essere fatto. Deve essere mostrato questo nostro lavoro, perché questo rimane, per me, uno dei più bei lavori al mondo. Non c'è un altro lavoro dove tu riesci a modellare una materia con queste difficoltà e riuscirne a far venire fuori una forma qualsiasi. Cioè, stiamo parlando di un mondo che è magico. Ancora adesso, dopo 50 anni di lavoro, e penso anche a buon livello, riesco a stupirmi guardando altra gente che lavora il vetro, per l'abilità, perché mi rendo conto della difficoltà. E quindi riesco ad apprezzare, riesco a emozionarmi vedendo gente che lavora il vetro. E tu più di altri? Hai capito. Proprio cosa e come sento io,
sono sicuro, forse non al mio livello, perché stiamo parlando di 50 anni appunto di lavoro, quindi non al mio livello, ma sicuramente se la gente viene istruita, viene spiegato com'è la verità, sicuramente apprezza molto di più. E sicuramente ci sarà un'apertura molto più grande, non the glass world, ma the world in general, the art world. Yeah, yeah. The general world, the general art. So, tu stai dicendo più o meno con educazione, educazione, arriverai a capire, arriverai al livello di art del mondo con conoscenza. Quanti collezionisti ci sono che hanno decine di pezzi che però non hanno mai visto un maestro al lavoro e che non hanno minimamente idea quanto tempo e quanta fatica e quanta dedizione c'è voluta per fare quel pezzo? Stai chiedendo a me quanti? Diciamo, moltissimi. Un 90% non capiscono, anche di più. Ed è questo il vero male del vetro, capisci? Perché la gente, quando io vedo, quando faccio demo o quando faccio class, la gente rimane, oh my God, now I understand. Però anche in quel momento loro non capiscono, perché tu hai fatto una strada di 50 anni per arrivare a quel punto, che per fare quel demo avanti a loro. Sì. Cioè i sacrifici che è venuto prima loro non sanno e non hanno visto. No. Tu hai sempre risposto al cliente che vengono a guardare i pezzi, e anche i clienti, anche gente normale che chiedono: a quanto tempo ho voluto per fare questo pezzo? La risposta tua è sempre? Una vita. Una vita. Questo è il vero. Ah sì? Risposta per la gente. E quelli che sanno, capiscono in quel momento. Quando ero giovane, cioè parliamo di 12 anni, lavoravo da 12, forse 13 anni, ho lavorato da Benini Factory e ho lavorato con Jean Uttenperker. A differenza del nome è molto molto muranese, perché Uttenperker però è muranese proprio e lui è stato anche uno dei grandi maestri di Benini. Lui aveva il suo bench, suo scagno dove lavorava, e lui arrivava alla mattina, ogni mattina, e prendeva gesso e faceva cerchio per terra e diceva: questo è il posto di Davide. Poi faceva un altro cerchio e questo è il posto di Antonio, un altro assistente. E noi tutto il giorno dovevamo rimanere in questo cerchio, in questo confine, perimetro, e solo quando lui chiamava, ehi, allora tu potevi, facevi il lavoro, facevi quello che dovevi fare, poi dovevi ritornare nel cerchio e rimanere così. Io ho odiato quell'uomo, perché come puoi trattarmi così, con questo cerchio, con questa cosa? E io pensavo questo, cioè, sempre con la testa di ragazzo di 14-15 anni, io pensavo, e arriverà il giorno che io ti faccio pagare questo, perché
Tu immagini, 8 ore al giorno sempre lì, fare il lavoro e poi ritornare dentro il cerchio, non poter parlare con nessuno. Io avevo giurato che io prima o dopo ammazzavo lui, perché troppo lui ha fatto soffrire a me. Però adesso io penso ancora a questi cerchi e io vorrei fare i cerchi per i miei assistenti uguali, perché lui noi iniziavamo a lavorare alle 7 di mattina, lui andava in fornace alle 6:30 e lui guardava in direzione del suo scagno, del suo bench, no? La posizione migliore per fare i cerchi, perché lui voleva che noi rimanessimo lì per vedere bene lui a lavorare, per capire, per imparare. Però questo l'ho capito dopo 50 anni, sorry. Hai capito? E questi erano i maestri di Murano, no? Quelli che ti insegnavano veramente a lavorare. Però non è che ti spiegavano, io metto qua perché tu fai questo. No, tu fai questo e basta. E poi capirai perché. Capisci? Il maestro, l'immagine del maestro, cioè il personaggio del maestro a Murano, non è, cioè la considerazione che la gente ha del maestro non è perché lui prende più soldi, ma è per l'impegno che lui mette nel suo lavoro, è per la responsabilità che lui ha nel suo lavoro. Cioè, essere maestro, allora, essere maestro vuol dire saper lavorare il vetro. Saper lavorare il vetro, sto parlando di maestro, non di artista, sto parlando di maestro. C'è una grande differenza per me fra maestro e artista. Sono due cose completamente diverse. Allora, per essere maestro, tu devi essere in grado di poter assicurare al padrone della fabbrica, dello studio, una produzione perfetta. Cioè, il tuo lavoro, tu devi essere sicuro di poter, alla fine giornata, tu devi aver fatto un sacco di lavoro per poter continuare con il business, con la fornace. Fare un buon lavoro vuol dire innanzitutto essere abile tecnicamente, cioè essere maestro, cioè essere in grado di poter fare dei pezzi con il vetro. Ma anche bisogna saper gestire il tuo team. Cioè, diventa una cosa organizzativa, non da poco, anche perché maestri con il loro team ci sono stati che hanno lavorato per 30 anni con lo stesso team. Quindi, cioè, un team, stiamo parlando di 5 persone come minimo, cioè maestro deve sapere anche gestire le relazioni fra team. Capisci cosa voglio dire? Quindi essere maestro non è solamente essere capace di lavorare il vetro, è essere anche in grado di poter gestire una squadra di persone al lavoro, e in più deve essere in grado che se alla mattina arriva il padrone e dice oggi tu fai uccelletti, tu devi essere in grado di fare uccelletti e devi anche spiegare al tuo team cosa devono fare per aiutarti per fare gli uccelletti. Domani può essere che il padrone ha bisogno di vasi o di bicchieri e il maestro deve fare questo. Cioè, non è semplice essere maestro.
cioè una responsabilità non da poco. Quindi l'immagine del maestro a Murano è sempre stata al top, cioè un maestro, un numero uno, non uno qualsiasi, capisci? È per questo che noi rispettiamo il maestro, perché il maestro non è una persona comune, è una persona che è grande. Sì, lui è come boss, per esempio. Lui è boss. Lui è boss di team, lui decide se tu lavori o non lavori, se tu puoi stare qui o non puoi stare qui, se sei in grado di fare questo o se sei in grado di fare altro. Capisci? Per quello noi a Murano abbiamo molto rispetto del maestro. Anche perché il maestro, per suo merito, lui riesce a far prendere i soldi, stipendio, anche al suo team. Quindi da lui dipendono le famiglie di tutta questa gente. Cioè, hai capito? Cioè, diventa una cosa, mamma mia, diventa un peso sulle spalle, non da poco. Capisci? È per questo che noi abbiamo rispetto del maestro. Perché figura del maestro non è solamente quello che fa l'uccellino o che fa il vaso o che fa il pezzo. No, è un personaggio che deve essere veramente... Sì, cioè, come hai detto tu, cioè, ci sono forse cinque famiglie che dipende? Minimo cinque famiglie da lui, capisci? Per questo maestro è considerato ancora una persona importante, perché da lui dipendono un sacco di altre persone, capisci? Questo è il maestro. Poi, artista è un'altra cosa. Secondo me è un gradino di più. Perché lì, a quel punto, maestro, io ho la tecnica, io so fare tutto bene. Adesso faccio quello che io ho dentro. Non tutti hanno dentro qualcosa da fare. E questo è che differenzia artista da maestro.